Intanto io ovviamente ringrazio Alessio, Benedetta, ringrazio i padroni di casa che ci permettono di fare questa audizione in esterna, è una prova un po' brutta, credo sia parte di uno dei format di Maria Filippi, però sono un po' invecchiata quindi non ricordo più, non so quale, però sicuramente l'idea di spostare le audizioni che normalmente si fanno all'interno della Camera dei Deputati su queste proposte di legge, noi abbiamo sentito Simbolo, abbiamo sentito Lanci, abbiamo sentito, stiamo aspettando di sentire Unione Camera la prossima settimana, abbiamo sentito la Regione Lazio che ha un'esperienza molto particolare su questi temi, abbiamo sentito l'Agenzia Nazionale dei Giovani e via dicendo, insomma abbiamo un programma una ventina di audizioni, però di solito sono quei soggetti che vengono alla Camera e che interagiscono con noi sul testo della proposta di legge. Con questa proposta abbiamo provato a fare una cosa diversa, proprio perché le start-up, ma in generale le imprese culturali e creative sono tante, sono molte più di quello che ci si immagina, sono spesso piccole, quindi è complicato anche andarle, chiamarle tutte nei luoghi delle istituzioni. L'idea è quella di spostarci noi ad ascoltare, non solo a conoscere delle realtà che diversamente sarebbe complicato conoscere, ma anche ad ascoltare le istanze di chi questo mestiere lo fa o comunque cerca di farlo. Allora, la prima cosa che ho detto, l'ho già detta riguardo alla proposta di legge e non è venuta fuori qui oggi, ma ho visto tra i commenti di Twitter di questi giorni in cui promuovevamo l'iniziativa che è sentita, è che noi molto probabilmente nel presentare il testo definitivo della proposta di legge non parleremo di start-up, parleremo di impresa culturale creativa. Questo non significa togliere le agevolazioni che sono previste per il sistema start-up, ma significa non far diventare questo un sottoinsieme nuovo di qualche cosa che già esiste. E questo perché intanto ci consente di avere le maglie un po' più larghe nella definizione di che cos'è il soggetto a cui stiamo guardando, cioè chi dovrebbe accedere al credito d'imposta, chi dovrebbe accedere alle piattaforme pubbliche di crowdfunding, quindi ci permette di stare un po' più larghi rispetto alla definizione del 2012 di quelle start-up. E poi perché noi vogliamo dare dignità piena a questo mondo. Purtroppo, vivendo diciamo dall'altro lato, c'è grande curiosità sul sistema startup, un po' di interesse, poca fiducia. Cioè l'autorevolezza del sistema startup, sbagliando secondo me, però io ho una visione generazionale un po' diversa da quella di alcuni miei colleghi, non è riconosciuta. Cioè come se fosse l'impresa junior. Avete presente quando si fa il consiglio comunale dei ragazzi? La startup è concepita come, vabbè, l'impresa junior. Siccome io so bene, e voi l'avete dimostrato oggi presentandosi, che invece nel mondo dell'impresa culturale creativa le start-up, ma in generale i soggetti che ci operano, sono soggetti non solo dotati di grande autorevolezza, ma anche di grande visione, potenzialità, capacità di creazione di sviluppo e lavoro, e qui vengo alla seconda cosa importante di questa proposta di legge, io voglio che questo sia riconosciuto sin dalla definizione iniziale. Quindi noi nel diciamo, andare a modificare la proposta, come normale che avvenga nella commissione, ci rivolgeremo alle imprese culturali creative. Seconda cosa, gli spazi, volendo quello che pensavo prima. L'avete citato quasi tutti, proprio perché la prima cosa, la prima difficoltà che si incontra nell'operare, soprattutto nel mondo, in un mondo complesso della cultura, in cui comunque i riferimenti sono spesso pubblici, è quello di avere uno spazio adeguato. Allora, o hai un amministratore particolarmente visionario, cioè capace insomma di intercettare l'energia che c'è sul territorio, oppure rischi di non potertelo permettere lo spazio dove iniziare a operare. Quindi un pezzo di questa proposta di legge dice, visto che abbiamo tanti spazi inutilizzati, facciamo in modo che vengano utilizzati. Ovviamente dobbiamo capire bene come muoverci tra bandi e burocrazia che ovviamente resta, possiamo pensare di bypassarla chiaramente. La nostra idea è quella che in questi spazi stiano principalmente gli incubatori, avete parlato, ce ne abbiamo 41 oggi, però diciamo potenzialmente possiamo farli crescere perché abbiamo visto che gli incubatori funzionano, cioè sono davvero luoghi in cui si riesce a far nascere e crescere una nuova impresa culturale creativa. E quindi se in quegli spazi noi riusciamo a mettere gli incubatori certificati, anche il rapporto con la burocrazia diventa più semplice. Ovviamente per me che ho uno spazio e una sovrintendenza, dato alla singola realtà, alla singola startup, diventa complicato, se non altro per il mondo insomma, degli affidamenti diretti superati dalla storia anche giudiziaria di questo paese.
mentre se ho un riferimento diciamo un po' più solido, questo mi viene più semplice. D'altra parte però non rinuncio a quello che tutti voi avete sottolineato, cioè l'importanza di dare spazi a queste realtà che nascono in modo che poi possano crescere anche attraverso questi strumenti. Poi c'è l'incentivo. Qui sto sempre parlando del lato offerta, perché poi c'è il grande tema della domanda, cioè di come noi mettiamo in condizione i soggetti sia pubblici che privati di porsi il problema di interfacciarsi con il mondo culturale creativo, cioè noi dobbiamo creare domanda di cultura e creatività, più di quanta non ce ne sia già. Dal lato dell'offerta c'è il tema dell'incentivo, cioè noi pensiamo agli incentivi fiscali, modello startup stavolta, pensati nello stesso modo, perché di startup ne sono nate tante anche perché c'erano degli strumenti, quella legge imperfetta del 2012 però è servita per farne nascere molte e quindi diciamo lì abbiamo semplicemente traslato le condizioni che ci sono nella legge del 2012. C'è anche un riferimento agli under 35, questa è una delle cose che tutti ci sono venuti a dire, va da sé, anche l'Agenzia Nazionale Giovani che invece ci ha detto no, fatelo, fatelo, però è normale che sia così. Allora, da un lato l'idea di mantenere un'agevolazione maggiore per chi coinvolge all'interno di queste realtà degli under 35, ve lo dico da prima firmataria, non è sbagliato. L'importante è che non diventi una discriminante, perché è vero che poi questi mondi, adesso se n'è andato chi lo diceva Sandro, mi sembra, per non ne ha parlato, sono mondi in cui si lavora spesso oltre i 35 anni, anche nel cambiare mestiere, nel reinventarsi, ci si prova a reinventarsi dopo i 35 anni e quindi questo non può essere un discriminante anche nell'accesso agli incentivi fiscali. Però per come è pensato, l'ha scritto un po' meglio, perché deve essere un po' più chiaro, è un di più, cioè ti do un bonus ulteriore se tu all'interno della realtà che stai creando riesci a tirare dentro anche questo tipo di energia generazionale. Quindi anche questo secondo me è un altro aspetto importante. Ultima cosa dal lato offerta, cluster e filiere, qui torno all'incubatore. Noi abbiamo provato in Italia nel 2014 con un emendamento, mi sembra approvato al Senato, a mettere su un tavolo che si chiama Tavolo Europa Creativa, che è diretto da Cristina Loglio, il Ministero, che l'abbiamo udito in commissione. E doveva servire proprio a incentivare a fare rete, perché in Italia succede che le nostre piccole e anche medie imprese partecipano ai bandi europei, però pur avendo milioni di progetti molto molto buoni, in realtà non accedono ai finanziamenti. Cioè noi abbiamo un rapporto tra progetti presentati e progetti finanziati che è tra i peggiori in Europa. Non vi do numeri perché non me li sono segnati, non vorrei darveli sbagliati, però ve li trovate facilmente online. E tra i peggiori in Europa perché noi non facciamo rete. Cioè il meccanismo dei fondi europei in tutti gli ambiti funziona nella valorizzazione delle reti. Se voi andate a vedere in tutti gli ambiti, prende soldi, ti mette insieme più cose, anche possibilmente diverse tra di loro. Le nostre imprese culturali e creative spesso rischiano di essere invece, diciamo, fatte a compartimenti stagni, cioè si parlano molto poco tra di loro. E allora avere invece in realtà non solo gli incubatori che le fanno nascere, ma anche i tavoli territoriali che riescono a farle dialogare, potrebbe essere importante. Il lavoro che ha fatto la Regione Lazio, che ci sono venuti a raccontare, per esempio, è un lavoro a cui guardare. Qui insieme alle regioni cercheremo di trovare un modo per incentivare ulteriormente la creazione di cluster, filiere e di quell'ibridazione di cui parlava all'inizio chi mi ha preceduto. E le ultime cose le dico sul lato invece della domanda. Questo è un paese che dovrebbe avere, per come è fatto, una domanda di cultura e creatività colossale. Se non altro perché il patrimonio pubblico, così come lo conosciamo, ha bisogno nell'attirare i turisti, prima ne parlava benissimo la funzionaria del MIBAT, ha bisogno di innovarsi, ha bisogno di creatività, ha bisogno di questo, eppure questa domanda è molto debole. Cioè, è debole da un lato perché mancano le risorse, e debole dall'altro perché mancano, diciamo, gli incentivi a farlo. Devo dire che in questo anno lo sforzo di digitalizzazione del patrimonio, dei musei, ma diciamo anche interno allo stesso MIBAT, si sente ed è sicuramente insomma, un dato molto positivo, però non è abbastanza. Allora noi dobbiamo, diciamo, dal lato della domanda, incentivare, dare un incentivo molto forte a quei musei,
quelle realtà pubbliche che scelgono di rivolgersi alle imprese culturali creative nella valorizzare quello che hanno. E quindi qui di nuovo va studiato uno strumento di incentivo per quelle realtà che scelgono quella strada lì. E poi c'è l'idea del voucher creativo. Cos'è il voucher creativo? Tu impresa fai serie, se nel rinnovare la tua produzione di serie ti rivolgi a un'impresa culturale creativa per quelle caratteristiche che abbiamo detto, ti do un voucher fiscale. Cioè rispetto a quello che fai, se tu dovessi rinnovarla completamente da solo avresti zero incentivo. Se tu invece ti rivolgi ad una di quelle imprese, hai un tot per cento di sconto rispetto a quello che tu devi allo Stato. Questo è un sistema che in Europa è stato sperimentato in molti paesi, sono venuti a presentarci in audizione, quindi ho trovato bene la scrittura che sia compatibile con la burocrazia italiana, ma funziona, perché invece di intervenire sul lato offerta, interviene sul lato domanda, cioè fa in modo che l'imprenditore abbia un interesse a rivolgersi all'esterno nel modificare la propria linea di produzione, per esempio, oppure nell'avere un servizio in più, nell'avere un sito web, piuttosto che insomma tutte le cose che ci avete benissimo raccontato. Facendo questo riesci da un lato a rinnovare ovviamente anche le nostre linee di produzione, che tra parentesi ne avrebbero un grande bisogno, e dall'altro lato davvero valorizzi l'esperienza di imprese culturali creative, perché crei quel punto di contatto che tutti voi avete detto spesso manca, non solo col pubblico, e qui naturalmente il nostro ruolo è più importante, lo dicevo prima, musei, io sono una di quelli che studio open data, abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma dobbiamo fare ancora qualcuno di più, è molto, molto netta, anche oltre insomma le linee di alcuni altri, dobbiamo però crearlo anche nel privato, perché sono sempre dell'idea che poi essere imprenditore significa sostenersi non solo nel rapporto col pubblico, ma anche nel rapporto con le altre imprese. Secondo me queste quindi sono le linee dentro le quali stiamo lavorando, e direi che le cose che avete raccontato ci stanno pienamente dentro, per cui sono molto contenta di aver potuto fare questa esterna oggi con voi, spero di avere anche la possibilità di vedervi. Grazie. Grazie. Se vuoi Anna stare anche un po' in sala, so che c'è tanta gente che voleva chiederti cose, a microfoni spenti o cose, poi so che tu hai in treno appunto perché torni a Roma. Intanto ti ringrazio perché sei stata qua con noi a novembre, hai iniziato con noi questo percorso e con il massimo della disponibilità ogni volta che puoi ci dai una mano e continuiamo questo cammino assieme.